Ciao a tutti ragazzi, ci ritroviamo su Dark Souls 2. Stavolta sono riuscito a mettere il gioco in italiano, come vedete, nuova partita, continua, eccetera. Ho anche alzato il volume del microfono. Mi sentirete un pochino, un bel po' più alto. Ciao, continuiamo. Cominciamo con parlare con gli NPC che ci sono a Maggiura, che l'ultima volta non abbiamo avuto il tempo di farlo. Abbiamo parlato solo con lei, prima parlare con l'uomo sulla collina. Che in realtà non è una collina, ma è tipo una scala, una torre. Questa torre dice quante persone sono morte giocando. Ma che bello che è. 6 milioni di gente che muore. Penso che siano le morti totali però non i giocatori. No, forse sono i giocatori, perché le morti totali sarebbero un po' tante. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement, a place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be we. Undead will never Oops. die. And that's quite a predicament, really. So forse finito sto provando a schiacciare, ho schiacciato per sbaglio. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you'll sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. E qua ci mettono davanti la scelta per il patto della Via Blu, che è il primo patto con cui i giocatori possono venire a contatto se parlano a sufficienza con questo NPC. Patto della Via Blu, patto della Via del Blu ci permette di invadere i peccatori automaticamente senza dover usare oggetti e di essere protetti da sentinelle blu quando ci invadono noi. Quindi per il momento, visto che voglio farvi vedere un po' il PvP, mi unirò al patto della Via Blu e andrò in giro con l'anello. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Do you feel lonely here? It suits me just fine, as I've nothing left anyway. It will grow on you, this place. Give it some time.
see the way beyond the bonfire? That will take you to the forest of the giants. There was once a great fort. Little of it remains. You may just find something there that will be of use on your journey. But don't venture too far inside, or you might not come back. Hade's Tower of Flame lies beyond the far gate. In the cathedral, the Apostles of Blue gather. But the road leading there is perilous. The gate is rigged with some contraption. But how it works, I just don't know. Have you seen that pit, that gaping hole in the earth? I don't know what it's like down below, but I wouldn't suggest trying to find out. Besides, you'll never make it down there. Not without a ladder of some sort. The flame you see there is a bonfire. They exist all across the land, beacons to we undead. If you are tired, try resting beside the flame. The flame heals us. Long ago, a woman called a fire keeper watched over each bonfire. She kept the flame lit and guarded it from those who would extinguish it. I wonder where the firekeepers went. Did you notice any letters on the ground on the way here? These are messages that have jumped the fissures between worlds. In Drang Lake, the flow of time is convoluted. Things shift and waver, twist and turn. Poignant wishes, dashed dreams. The messages convey our very inner thoughts. If your will to soldier on falters, try leaving a message. Somebody out there is sure to listen. You may notice symbols that appear upon the ground. These are summon signatures. They call upon spirits from other worlds through the schisms in time. If you fear hollows, find summon signatures to call upon spirits to help you. Do you see the way beyond the bonfire? In a rush, no? Sì, sono di fretta, ti ho messo 20 anni per dirmi cose. Ok, ci mettiamo con l'anello. Anello della via blu. Aumenta leggermente PV. La via del blu nella religione. Perché ti sei chiuso? Non è una religione sviluppata, è un'umile preghiera che si diffonde naturalmente tra coloro che cercano aiuto. Quando la può essere lui un invasi a spirito, scusa per non ricevere aiuto dai signori di altri mondi. Who are you? Oh, it doesn't matter. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Bring me that key. Chop chop. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Sì, te la porto la chiave. Allora io aspettate un attimo. Purtroppo ci sono oggetti che ho mancato. Facciamo un giretto a Majula e conosciamo tutti gli NPC. Questo è il buco che diceva il soldato della via blu. Ci andremo più avanti. Qui troviamo un altro NPC. Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry,
Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. I came from the west, from Volgan. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgan. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Oh, by the gods, why the hell am I here? Fine. Allora, gli NPC Star Wars 2 tendono a dirvi più cose, a fare più favori per voi se comprate più merci da loro. I do hope I see you again. Non dice più niente comunque lui, cioè, so che dopo quella frase non dice più niente. Qui non tranquilli, non gli stiamo rubando niente, anche se io credo veramente che gli stiamo rubando qualcosa. Abbiamo della titanite. In questa caccia potremmo accedere successivamente. Andate per di là, ci sono dei mini cinghiali che sono tipo fortissimi. Un altro NPC. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Suit yourself. Oh yes, you may call me Shalqua. Enchanté. So, what did you want anyway? Shalqua. Ooh, you smell wonderful. This place is already dead. Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? This place is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Are you going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like yourself. For you have a most pleasant scent. It grows nicer with each passing day. Complimento. Have you made friends with the man by the sea? He's lost everything. Absolutely everything. Non c'è da ridere. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? It might be just the thing you need. But what does a cat know? Si sospetta, Shalqua. Did you see that oddly formed rock behind here? Long ago they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges,
speak to the rock. Although, you'd just as well not. This place is already dead. Everything will crumble. Okay, ciao. Oh my. Haste makes waste. Fammi queste gemme, questa gemma vitale. Faccio vedere la Old Rock che diceva la tizia. Questa amica gattina. Shalquar. Qui sopra, eccola lei, eccola qua. Pietra del vincitore. Questo Covenant è diverso dalla Via del Blu e non è un Covenant PvP come la Via del Blu. È un Covenant PvE che aumenta la difficoltà del gioco a livello... cioè adesso. È come se giocassimo a New Game Plus, ovvero difficoltà elevata, nemici con più vita, facciamo meno danni. E non ho mai capito questa scelta di... From Software di mettere questa pietra già all'inizio del gioco qua a Majula. Ok, prendi più anime, quindi si può, è comodo averlo all'inizio, ma i new player possono attivarla per sbaglio. Ok, abbiamo fatto la conoscenza di tutti gli NPC. I problemi delle ombre di Dark Souls 2. Tutti gli NPC al momento presenti in Majula. Abbiamo due strade possibili. Qui, verso la tower di Aid, e là, non quel punto lì, ma laggiù, verso la foresta dei giganti. Io voglio andare da Aid, perché non comincio quasi mai da questa parte, e vorrei un po' cambiare. Le pozze di sangue fanno vedere gente che è morta. Proviamo a vedere lui. Stava combattendo con qualcuno. Probabilmente si piazzerà qui, suppongo. Parlo poco per mantenere l'atmosfera che questo gioco offre. È molto bella. Anche il fatto che l'HUD si rimuova mentre se non si corre o si fanno azioni. Quello qua giù è un cavaliere di Eide. Non è aggressivo. E non attacca finché non lo attacchiamo. Ma non è, non è umano, è già non morto. Cioè, non è anche non morto. È Hollow. Non ne riconosce più. Non ci si può, non sono NPC. Sono come normali. Diventeranno aggressivi dopo che uccideremo il boss che stiamo andando a fare. Troppo no, troppo no. Occhio dell'occhio, globo dell'occhio blu. Mette di invadere il mondo del colpevole. Più precisamente chi ha fatto dei peccati, ovvero ucciso alcuni NPC o cose di questo tipo. Mi sono dimenticato di prendere l'altra Estus, ma forse non ci serve. Non riesco mai a schivare i suoi attacchi. Thank you.
È vero, abbiamo già usato la Estus, ma questo boss non è particolarmente difficile. Ci ho sperato. Può capitare che cada. Talismano di Lloyd. Sempre un globo. Se uccidete questo mostro che non vi attacca normalmente, o sbloccate questa leva. Quella lì è la piattaforma su cui affronteremo il boss che stiamo andando ad affrontare. E usando questa leva e un'altra che vi farò vedere presto, possiamo renderci la battaglia più sicura, impedendoci di cadere fuori dallo stage, dall'arena, e di morire miseramente. Però è anche uno svantaggio, perché se lasciamo i buchi, anche il boss può caderci. Subito verso questo, così magari l'altro ci ignora. Guardate là, non ci ha attaccato. Qui si è sbloccata l'altra leva. Infatti non è utile. Diciamo che è un po' un problema fare questo boss all'inizio. Voglio un po' complicarmi la vita. Voglio un po' cambiare le mie routine. Perché questi nemici poi ci attaccheranno a vista. E non è il massimo, perché sono molto forti. Tra l'altro questo difende pure lo scrigno. Grazie. Ok. Direi che proviamo a fare lui. Speravo in un backstab vicinamente. Non lo smuovo. Bene. Danni. Mi prendo lo scrigno, se permetti. Facciamo così, facciamo tornare di qua. Anello del vincolo. No! Cavolo! Però ne approfitto per andare a prendermi l'altro pezzo di... l'altra... fiaschetta Estus. Abbiamo trovato un frammento. I frammenti possono essere trasformati in fiaschette. Vi faccio vedere. Ah, ecco qua. Dove sono? Eccolo lì. I frammenti sono intesi di Estus. Innesta il frammento di una fiaschetta Estus per aumentare gli utilizzi. Quindi per le due fiaschette. In questi anni, per gli anni si sono deposate... Molto bene. Un attimo a Majula a parlare con la nostra amica. Ci dirà: "Is that a shard that you found?" Però non mi spoiler il resto. "Is that a shard you found? Here, let me see it, so that I may help you to see light, to see hope, however faint it might be." Che testo potenziale. Ok, torno alla cosa di Eide. Stavolta abbiamo due fiaschette, dovremmo andare meglio, diciamo. Abbiamo ottenuto un anello, non ho dimenticato di farvi vedere. Anello del vincolo. Origini ignote, limita la riduzione di PV da essere vuoto. Purtroppo questo anello non ti renderà umano, ciò che non è perso non si ritrova facilmente.
ci ridà un po' di vita quando, quando moriamo. Dark Souls 2, la vita viene ridotta per sempre, per un po', finché non si usa una effigie umana. Come vedete, però, l'anello permette di ridurre questi, la vita che ci riduce alla morte, e quindi possiamo morire con più tranquillità. Comunque l'altro, quel cavaliere di Ede che abbiamo attaccato, non ci sarà ostile. Almeno finché non uccideremo il boss, che lo renderebbe ostile. Sempre problemi a scalare gli attacchi in questi cosi. Questo, io mi fa questo, non ci sono problemi, non ho droppato niente, questo non ci serve più, quindi possiamo ignorarlo. No, non ci attacca, si muove e basta. Questi come prima facciamo lui da solo, che loro non ci attaccano, aspettano che finiamo di combattere con lui. Boh, avevo schivato. Va bene. Avevo schivato. Va bene. Ma cosa mi dice che rusheremo al boss? Non lo so in realtà, boh. Proviamoci l'ultima volta a farli fuori tutti. Poi magari vediamo. Lo saltiamo. Anche loro, vai, lasciamo il boss. Ho perso le altre 2000 anime, ma non è un problema. Ho già sperato che accadesse. Lui conviene ucciderlo però. Quelli non ci mollano. Molto bene. Facciamo un danno buono. Siamo safe. È più facile lui degli altri nemici. Mai capita sta cosa di questo boss. Mi ha fregato. Non ricordavo diverso il tipo di attacco. Messo male. Quasi morto. Non ho scavato il primo. Oddio no.
Oddio. Andiamo a tagliare tutto il sangue. Dai, è mio. Oddio. Sì. Vittoria. Mantenuta la sua anima. Luce in occhiale. Hanno il cavaliere dei draghi che servì fedelmente le Vendrick. Tipo fai, i cavalieri dei draghi cavalcavano i Wyrm. Penso che sia Wyrm. Ed erano temuti sul campo di battaglia per la loro incredibile forza. Usa l'anima di un cavaliere dei draghi per acquisire numerose anime o per cercare qualcosa di grande valore. Praticamente quello che vi dice è che se volete un po' di anime facili potete usarla. Se no potete scambiarla per un'arma successivamente. Accendiamo il falò. Guardate come cammino in modo stanco perché ho pochi HP. Are you from these parts? Buon salve. My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple. I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that, by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well, do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is, well, I must do this. And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry. Help the gullible by teaching the good word. Non mi è assolutamente convinto, anzi. Vende miracoli, un anello che aumenta la fede, ecco tutti questi miracoli. Potremmo acquistarne uno, in effetti. Non sarebbe una brutta idea. Magari rigenerazione. 16 di fede. Cos'è? Ah, è questo qua più potente. Capisco. Non lo so. Ci penso un attimo, 3000. Dobbiamo tirarci su fede e usare questo miracolo. No, anzi no. No need for miracle. The gods friend. Ci aggiorniamo. Adesso lei se ne andrà, aveva detto. E non so ancora dove andrà. Ma penso di avere un'idea. Allora. Adesso ci avviamo verso un altro falò. Vicino.
senza il rischio di dover perdere le anime. Prima di andare a spenderle, ovviamente. Porta fortuna del monastero. Cura l'avvelenamento e ripristina PV. Ma non è possibile. Vabbè, che, come fai a schivare un attacco a 360 gradi? Esplodi. Quasi scende. Prima speriamo qua sopra. Qui c'è un'arma interessante. No, non qua, pastiglia oscura. Aumenta la difesa da oscurità. Non è qui? Questa è un'arma interessante. Antica la barda da cavaliere. Molto bella. Faccio vedere il moveset. È una alabarda standard. Con rotazione doppia mano. Non è malissimo da usare. Quanto vuole? 16-20. Vuol dire 20 di destrezza. Non so se questa build vuole fare la destrezza. Devo un po' vedere. Di qua si va avanti. Io sbaglio sempre. Se voglio nuove robe in più da questa parte. C'è quel soldato lì. Ha uno scudo del sole. Ciao. Questa polvere d'osso la bruciamo al forno di Majula. Faccio vedere. E aumenta i PV ripristinati dalle fiaschette Estus. Niente, ci dirigiamo al falò che è qui vicino. Qua dopo questo punto, dopo questo ascensore c'è il falò. Ok. Mamma mia, se domani... Se lo ricorderete da Dark Souls 1. Pietra grezza. Si va in elefante vuoto. Questo sia il nome delle erbe della natura che prosegue. Oggi sono meglio. Qui faremo una conoscenza del nuovo NPC e penso che concluderò la puntata o la sessione di registrazione. Doveva essere qui l'NPC. Ok, andiamo a Majula. Ci sistemiamo tutto e poi interrompiamo l'episodio.
diciamo un po' come spendere queste anime. Non abbiamo trovato la chiave del fabbro, perché vi dirò un segreto, si trova andando da questa strada qua, non dall'altra strada che abbiamo fatto noi. Quindi per il momento niente fabbro. Vediamo se possiamo acquistare qualche cosa interessante dall'armoriere. Oh, hello again. I hope you find something of use. Basta. Allora, scudi che non possiamo usare al momento. Abbiamo poca forza per tenere quest'arma. Abbiamo 15. Abbiamo 6, abbiamo 8. Quindi. Magari l'armatura. Non si può vedere. Non si può vedere in comparazione al quello che ho adesso. Quanto pesano? Peso lì 7,2, 7,8, 3,8, 5,8. Direi che siamo leggeri, ci compriamo questa. E questo elmo, che mi piace un sacco. Ma non ne voglio acquistare 11. Thanks very much. And do please come again. Sì. Questa, che è un po' meglio. Non è bellissima, è un po' meglio. Questo elmo. Siamo veramente brutti. Però almeno. Però questo elmo è bellissimo, ha una piuma lunghissima. Troppo bella. È lunghissima. Almeno abbiamo un pochino più di resistenza. Vediamo lei cosa ci vende. Sì, smette di fare la bebe, fammi vedere cosa vendi. Allora, questo anello, questi anelli. Allora, questo assorbe PV dei nemici sconfitti, questo riuscirà in caduta, questo faceva di vibrazione da parte dei nemici, connessione con il sostituto, permette di udire le voci dei nemici, tutti i PVP in pratica, a parte questo che può tornare utile. Oh sì, niente. No, addio. Abbiamo finito le gemme vitali, credo, ne ho trovate altre, vero? No. Ci potenziamo su qualcosa. Bearer, seek lest this land. Ho voluto farvelo leggere, però non ne abbiamo in realtà di Fatbrood. Vediamo cosa. Gli ho messo la piuma addosso, la penetrata. Allora, ci tiriamo su un po' di vita. Poi, almeno 10. Poi. La tempra è l'equivalente, c'è un 10, così siamo un po' decenti. Il vigore, in primo momento, siamo messi bene. Non siamo in fatro, siamo messi bene, quindi non ci bisogna tirarla sul momento. Mettiamo un po' di adattabilità. Insomma, alla fine sto facendo dei livelli giusto per essere una persona. Facciamo 10 di forza. Facciamo su destrezza. Così va bene. Siamo un po' più resistenti. Molto bene. Per questa puntata di Dark Souls è tutto. Ci vediamo nella prossima sessione, nel prossimo episodio. E bye bye.